Sulla polemica della scuola a Chiaravalle sentiamo questa nota di una mamma. Nella riunione tenutasi stamattina al comune, dove siamo stati interpellati rappresentanti di classe, presidente del consiglio, rappresentanti corpo docenti, dirigenti scolastici di tutti gli istituti di ordine ogni. Dirigenti scolastici di tutti gli istituti di ogni ordine e grado del nostro comune, il sindaco ci ha informato e reso a conoscenza, visto la denuncia che gli è stata fatta tramite PEC e trasmessa agli organi, vigili del fuoco di Catanzaro, prefetto di Catanzaro, in quanto dopo la scossa di terremoto che si è verificata nei giorni addietro e i bambini hanno evacuato l'edificio, come è sempre successo anche da anni addietro per la sicurezza, e da protocollo eseguono le nostre docenti per l'incolumità dei nostri figli. Le strutture scolastiche non sono a norma antisismiche e si richiede il controllo dagli ordini competenti e ben sappiamo che si stanno effettuando lavori nelle vecchie strutture con i vari bandi che sono stati vinti dall'attuale amministrazione per poter renderle antisismiche, quindi ci troviamo in tutta Italia nella stessa situazione. Nessuna scuola lo è, ma lo diventerà al termine dei lavori. Quindi se il sindaco da tali controlli che effettuerà il prefetto e organi competenti è costretto a chiudere tutte le scuole e anche tutti gli edifici pubblici, come Casa della Salute e La Posta, visto nessuno di essi è antisismiche come le normative vigenti. Quindi, poi, o dobbiamo portare i nostri figli in altri paesi, se anche essi nelle stesse condizioni, cioè non antisismiche, oppure si adempiranno delle tende, come ha sottolineato la nostra dirigente in codesta riunione. Essendo da 15 anni nella nostra scuola, quindi con varie cariche politiche che si sono susseguite, la struttura era sempre quella e per di più non vuole e non deve essere mischiata la politica con l'istituzione e tutto l'ambito scolastico che comporta. Purtroppo, quando subentra la politica sporca a pagare le conseguenze, siamo noi cittadini, ma soprattutto i nostri figli che hanno il diritto allo studio. Ci aggiornerà di quello che andrà a succedere quando sarà convocato e speriamo che non si debba chiudere. Purtroppo il Covid non ci ha insegnato nulla e i nostri figli patiranno già di quanto lo stanno patendo ancora di più con queste vicende inaccettabili. Quindi a gran voce oggi noi genitori gridiamo basta a strumentalizzare i nostri bambini per la vostra politica.